Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, ci troviamo oggi in centro storico nel sestiere di Castello. Stavamo attraversando questa parte di città per dirigerci verso un'altra zona e abbiamo incontrato questa situazione nel Rio della Fava, qui vicino al campo omonimo. Guardate amici, abbiamo un traffico incredibile sul canale, alcuni cittadini che qui abbiamo incontrato pochi secondi fa ci indicano che questa situazione avviene ogni mattina. Ora sono circa le 10:30 di mattina, stiamo svolgendo un filmato davvero rapido e veloce per mostrarvi questa situazione che avviene generalmente tutte le mattine. Guardate amici, ci sono taxi, ci sono piccole imbarcazioni, ci sono barche da trasporto, c'è addirittura un'ambulanza, come potete osservare, che è della Sanitrans, quindi per il trasporto di persone che hanno bisogno di visite. E girandoci dall'altra parte amici, potete notare come la situazione non sia migliore. Barche di ferro, pilotine addette alla raccolta dell'immondizia. Guardate amici il livello di fango che generalmente viene così alzato dal di sotto del canale, che appunto ci testimonia il fatto che comunque questo traffico è un traffico molto consistente e che va poi a incidere sulla stessa struttura del canale. Vedete che la situazione non migliora, ovviamente ci sono anche le gondole, i taxi e comunque le piccole imbarcazioni si fermano, e questa è la situazione nel Rio della Fava. Alcuni cittadini pochi secondi fa ci indicavano che questo genere di traffico avviene generalmente tutte le sante mattine, non c'è quindi una regolamentazione per quanto riguarda questo traffico, e a guardare bene questa situazione possiamo appunto dire che è assolutamente veritiero quello che avviene nel Rio della Fava. Ovviamente amici, testimoniamo questa situazione affinché la pubblica amministrazione risolva la problematica che avviene in questo canale, che è un canale assolutamente principale per il centro storico. Bene amici, con questo vi saluto, Otello Aquilotti Laguna, il traffico del Rio della Fava, Venezia.